ragazzi, benvenuti in questo video in cui parlerò di un argomento particolare e a me vicino, ossia quello della videogiocatrice. Si sa, la donna ha sempre avuto particolari difficoltà a integrarsi nella società e farne parte come componente fondamentale, ma soprattutto in Italia vediamo che inizia a battersi per i propri diritti verso la fine della Seconda Guerra Mondiale e di fatto ottiene il diritto al voto, che comunque è una grande vittoria, nel marzo del 1946, quando la donna viene chiamata per la prima volta a votare. La donna inizia così a entrare a far parte della vita politica del paese e inizia ad interessarsi ad altre attività. Iniziamo a vedere più donne scrittrici, iniziamo a vedere più donne, non so, pittrici, più donne musiciste, e iniziamo a vedere appunto le donne che iniziano a spiccare in diversi settori. Tra questi vi sono anche i videogiochi. Di fatto, che cosa cataloga infatti i videogiochi come una prerogativa maschile? Niente. E lo dimostrano le numerose donne che sono presenti ai vertici di tante software house. Tra queste possiamo nominare Yu Corin, inizia con Kim's Quest, e la mente che sta dietro al motore grafico di Spec Ops, la vediamo al lavoro su Halo e quindi presso Microsoft, e ultimamente invece la vediamo girare negli studi di Naughty Dog sotto PlayStation 4. Ha infatti lavorato a diversi progetti, sta lavorando a diversi progetti, tra cui The Last of Us Remastered. O ancora Jade Raymond, che è la mente che sta dietro ad Assassin's Creed e Watch Dogs, quindi Ubisoft Montreal. Lo stesso quindi parliamo delle videogiocatrici, che, parlando di aspetto fisico, non sono queste, che principalmente servono ad attirare morti di fila, ma non sono neanche queste, in quanto i media hanno stereotipato troppo la figura del videogiocatore in generale, sia maschile che femminile. Le videogiocatrici quindi sono delle ragazze come tutte le altre, possono essere alte, slanciate, bionde, occhi azzurri, o possono essere delle nane more come me, che hanno aggiunto ai loro interessi anche i videogiochi, che sono una forma di intrattenimento che possiamo mettere alla pari di un buon libro o anche di un buon film. Adesso non sto qui ad elencare tutte le scoperte scientifiche fatte che dimostrano che i videogiochi fanno bene alla salute, quindi che fanno bene alla vista, fanno bene alla memoria, fanno bene ai riflessi, insomma, che fanno bene per giustificare il fatto che noi videogiochiamo. Noi videogiochiamo perché ci piacciono le storie raccontate in esse, perché ci piace metterci alla prova o semplicemente perché ci piace rilassarci. Parlando personalmente, la mia carriera videoludica è iniziata alla tenera età di 5-6 anni con il caro vecchio NES, ma posso essere quasi sicura che il mio primo videogioco fu un camminato delle Tartarughe Ninja che si trovava al bowling del mio paese. Comunque, grazie anche ai miei genitori che mi hanno seguita per quanto riguarda questa mia passione, ho continuato a coltivarla. Ma ecco che iniziano i primi problemi di integrazione. Alle elementari avevo quasi sempre amici solo maschi, in quanto con loro scambiavo i videogiochi, scambiavo i miei pareri con loro sui videogiochi, e con alcuni di essi mi ricordo che ci scambiavamo gli indizi per poter prendere tutti i cappelli power up di Mario 64, la bella epoca quando internet non era invasivo. Comunque, passando alle medie, la cosa si fece un po' più drastica. Non avevo nessuno in classe che giocava ai videogiochi. Per fortuna però avevo una compagna di classe che leggeva Harry Potter, e quindi potevo almeno parlare con lei di uno dei miei interessi, ossia i libri. Alle superiori la cosa si è fatta ancora più tragica. Mi sono resa conto di quanto la mentalità dei miei compaesani fosse abbastanza chiusa, e quindi mi limitai a fare quello che si fa a scuola, ossia una compagna di classe e basta. Per fortuna, per quanto riguarda la vita privata, ho avuto sempre una persona speciale, che non è Shinigami, con la quale ho condiviso questa mia passione. Con questa persona è nato l'amore per i Resident Evil e per i Project Zero, e quello per i survival horror. Lei poi ha ovviamente sviluppato interessi anche per altri generi, così come ho fatto io, e in particolare lei per i JRPG. Ha cercato di trascinarmi nel baratro, ma non c'è riuscita fino a qualche tempo fa, quando mi sono decisa a provare il genere, e tutto sommato non è così malvagio come me lo ricordavo. Da canto mio non sono mai riuscita a trascinarla nel baratro dei Tomb Raider, ma ci riuscirò un giorno. I miei interessi, come ho detto, si sono evoluti. Non sono una che sta 24 ore a videogiocare, anche perché quasi 10 ore le spendo dietro al lavoro. Ma comunque mi piace anche guardare film, leggere libri, leggere manga e guardare gli anime.
mi piace anche guardare le serie TV effettivamente. Comunque, abbiamo iniziato questo video a parlare della figura della videogiocatrice, poi ci siamo messi a parlare della figura della donna in generale e alla fine siamo finiti a parlare di me. Ma visto che non avevo mai fatto un vero e proprio video di presentazione, direi che adesso potete dire di saperne un po' più di me, anche se forse non me ne frega niente. E comunque, se avete qualche domanda da farmi, fatemela pure sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like. Se non vi è piaciuto, peace and love. La vasci de stampida, anche se la faccia non riesco a farla. Ciao ragazzi!